Finalmente la grande festa del rugby, ritorna a Genova la nazionale e insomma oggi abbiamo capito che non è una cosa solitaria, è ripreso un percorso importante. Genova in passato è stata la casa della nazionale per tante questioni importanti, questo Italia-Sudafrica potrebbe essere il primo passo di un altro percorso entusiasmante. Sì, dovrebbe essere il primo passo, anche perché in programma ci sarebbe già l'anno prossimo la Scozia, l'anno dopo gli All Blacks. Meglio di così è difficile ipotizzarlo. Abbiamo sentito come l'intenzione della FIR sarebbe quella proprio di avere Genova come un punto fisso per i test match di novembre. Questo è un risultato pazzesco, perché tutte le città in Italia vorrebbero essere un punto fisso per i test match. L'abbiamo ottenuto noi e mi sarà ripetitivo, perché Genova ha nel proprio DNA, per merito di una persona che si chiama Marco Bolesan, il rugby. Ogni tanto la cosa si assopisce, ma quando arriva il grande rugby noi diamo sempre una risposta importante, e ne abbiamo bisogno perché in Georgia, l'ultima partita a cui si è fatto riferimento poco fa, l'Italia ha fatto una brutta prestazione, ma la Georgia ha fatto una grande prestazione per merito del loro pubblico, perché li hanno proprio spinti. Se lo chiediamo ai nostri atleti qua, ve lo diranno, che hanno subito molto la forza del tifo della Georgia. Benissimo, allora io vorrei tanto che i sudafricani partissero via da Genova dicendo: beh, c'era un bel po' di pressione anche a Genova. In questo senso la strada è a buon punto, c'è già una grande adesione, si parla di già circa 15.000 biglietti venduti, però non è ancora tutto esaurito, e quindi Enrico Mantovani ha fatto un appello, insomma, che Genova risponda come ha sempre fatto, ci vuole il tutto esaurito. Sì, sì, io ero preoccupato che si pensasse che non si potessero più avere biglietti. Le vendite stanno andando molto bene, ma c'è ancora spazio e abbiamo bisogno del supporto e del calore dei tifosi, perché serve da matti. Basta chiedere, si spinge di più, si placca di più, abbiamo bisogno di sentire proprio la spinta dei nostri tifosi. Questa partita, questo percorso che riparte per il movimento ligure è ovviamente importante, no? Per ritornare ad avvicinare al rugby tanti giovani, ragazzi e ragazze. Certo, bambine e bambini sono i semi che devono crescere. Noi in Liguria abbiamo un problema enorme rispetto a tante altre regioni, che è quello degli spazi, che fa parte della realtà di noi Liguri. Con i pochi spazi che abbiamo stiamo facendo dei piccoli miracoli. Queste partite però possono portare della nuova linfa, e quindi riusciremo forse a seminare e quindi avere raccolte migliori. Giochi in casa, oggi si alza il sipario su Italia-Sudafrica, il grande rugby torna a Genova, a Marassi, insomma una bella emozione immagino anche per te. Chiaramente sarà un'emozione incredibile, spero di essere in campo, di giocare, ovviamente da qua a là è ancora lunga, però farò del mio meglio per esserci. Ai tuoi compagni inizierei a spiegare che atmosfera si respira allo stadio, uno stadio particolare. Sicuramente glielo dirò, uno stadio chiuso, vecchio, cioè un bello stadio, caloroso, quindi spigoloso anche, e quindi sarà bello essere lì. Tra l'altro la prevendita sta andando fortissima, si prevede veramente un pienone. Sì, ho visto, stavo guardando i biglietti, sono quasi finiti, infatti stavo incitando alcuni miei amici a sbrigarsi perché prendere i biglietti, perché sono quasi sold out. Senti, ovviamente oltre all'auspicio di vederti con l'azzurro in campo nel tuo Ferrari, nella tua Genova, ci dici come sta andando la tua stagione? Mi dicevi, insomma, sei soddisfatto di come sta andando? Potrei essere più soddisfatto perché non abbiamo ancora portato una vittoria a casa, però confronto all'anno scorso c'è stato un miglioramento in campo, un atteggiamento diverso, siamo in campo, cioè possiamo vincere le partite, ora ci manca l'ultimo pezzo per portare a casa la vittoria, però ci stiamo divertendo. Questa Italia come sta crescendo? Cosa può ambire? Questa Italia può ambire, ovviamente noi come obiettivo, il Presidente ci ha chiesto due vittorie e cercheremo di fare il nostro meglio per raggiungere questo obiettivo, che comunque è ambizioso, perché comunque giochiamo Australia, Sudafrica, Samoa,
però cerchiamo di fare il nostro meglio. Un grandissimo evento e davvero siamo orgogliosi di che la Federazione Italiana Rugby abbia scelto Genova per ospitare appunto questo test match che fa parte dell'Autumn Nation Series e che dire, per noi davvero è una grandissima opportunità, sia perché è un evento di grandissimo livello sportivo, ma come abbiamo visto anche dai recentissimi eventi sportivi che abbiamo ospitato, questi poi si portano dietro un valore importante di promozione turistica, di commistione di sport, cultura e quindi davvero è un grande evento che apre poi la strada alla cavalcata verso Genova 2024, che lo faremo con tantissimi eventi agonistici, non agonistici, quindi lo sport sarà davvero, invaderà tutta la nostra città. Nel 2023 a giugno ospiteremo il gran finale dell'Ocean Race e poi ci saranno tantissimi altri eventi sportivi. Tra l'altro, a proposito di The Ocean Race, Italia e Sudafrica sono due dei paesi protagonisti di questo straordinario giro del mondo a vela in equipaggio e quindi i capitani di Italia e Sudafrica, come dire, faranno da prologo e da promo a questo fantastico evento che arriverà a Genova e passerà proprio per Cape Town. Sì, dopo il grande successo di consegna delle bandiere di Ocean Race all'Italia e Brasile in occasione della partita della nazionale di calcio femminile, avremo un'altra occasione dove le tappe di questa competizione mondiale velica faranno appunto, saranno una delle destinazioni del tour, quindi Italia, Sudafrica, e il poter far entrare nella nostra promozione anche l'incontro con i due capitani, direi che sia davvero un valore aggiunto. I vertici della Federazione Rugby oggi hanno fatto capire che Genova è accogliente, che Genova ha lavorato molto bene in vista di questa sfida Italia-Sudafrica e hanno fatto anche capire che per il 2023 e per il 2024 ci saranno altre occasioni importanti per vedere l'Ital Rugby a Genova. Sì, le parole che ci hanno dedicato i rappresentanti della federazione ci lusingano e sì, hanno sottolineato appunto questa particolare accoglienza, questa particolare disponibilità che Genova già ha dimostrato in questa fase di preparazione, di cavalcata verso l'evento e così non poteva che non essere, anche perché comunque Genova col rugby ha un forte legame anche in merito alla figura del grandissimo Marco Bolesan e quindi questo si respira e in ogni aspetto legato al rugby, legato allo sport e quindi davvero per noi è molto importante e un motivo di orgoglio riuscire a ricordarlo con questo grandissimo match che lui aveva a cuore, nel senso di portare la nazionale a Marassi, campioni del mondo, e quindi questo sarà uno degli eventi che, come appunto abbiamo prima approfondito con i rappresentanti della federazione, ci sarà un seguito e speriamo proprio come ospitare gli ulteriori test match del 2023 e del 2024. Sicuramente il Sudafrica verrà qua volendosi rifare anche della sconfitta nel 2018 a Firenze e quindi sarà sicuramente una partita che impronteranno fisicamente e che vorranno fare di tutto per vincere, per distruggere questa Italia che negli ultimi periodi sta dimostrando di crescere e di alzare il proprio livello. Un'Italia che ha come obiettivo a medio-lungo termine quale? Insomma, da tempo siete nel giro importante, si cerca sempre di crescere, non è facile ovviamente, soprattutto con i grandi storici colossi del rugby. Che percorso vi siete immaginati? Ma sicuramente obiettivi non ce li siamo imposti, nel rugby ogni partita ha la sua storia e appunto noi cerchiamo di dare qualcosina in più partita per partita e di superarci sempre, di dare ognuno di noi il massimo per arrivare a un risultato sempre migliore di quello precedente, quindi vediamo adesso questa tournée, vediamo le nazioni, poi ci sarà la preparazione al mondiale, cercheremo ovviamente per ogni appuntamento di farci trovare sempre più pronti e pronti ad affrontare nuove sfide.